Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. Durante i miei seminari mi viene spesso chiesto da dove diavolo sia saltato fuori Studio One così all'improvviso nel mondo delle DAW. In realtà tutto iniziò nel 1999 quando Mattias Juhan, come tesi universitaria, presentò un progetto di nome Crystal. Al tempo era conosciuto come Crystal Audio Engine, un nome preso in prestito da una canzone dei Doors, The Crystal Ship. Dopo un lungo periodo di beta testing, vide però la luce come Crystal Audio Engine nel 2004, sotto il nome dello sviluppatore Creatives. Nel dicembre del 2004 il team di Crystal annunciò la creazione di un successore del Crystal Audio Engine basato su una nuova infrastruttura, per arrivare quindi alla creazione di un'applicazione per entrambe le piattaforme macOS e Windows. Nacque così il K2 o K2, che passò da una fase alfa fino alla release finale nel 2006, così fino ad arrivare alla creazione del Crystal Labs Software Limited. In sostanza Mattias Juhan e Wolfgang Kundrus misero su questa startup grazie all'esperienza acquisita nel team di sviluppo di Cubase, Nuendo e Alien. Nello specifico, Kundrus e Juhan lavorarono come sviluppatori alle prime versioni di Cubase, concepirono Nuendo e Juhan fu l'autore del Crystal Audio Engine, scrivendo di fatto le specifiche del famoso VST3 standard. Lo sviluppo di K2 fu anche una cooperazione con un'azienda americana di music tech, prima che formalmente fosse fondata la Presonus, di cui divenne poi parte integrante nel 2009. In quel caso K2 fu ribattezzato con il nome di Studio One sotto il marchio Presonus, mantenendo anche la grafica del logo che ricorda l'interconnessione di una rete come vediamo in foto. Studio One fu quindi presentato al Music Mess del 2009, quindi 10 anni fa, e la prima release vide l'ultimo update nel 2011. Crystal, per i più curiosi, aveva una finestra principale come un mixer digitale con componenti aggiuntivi che ne amplificavano le funzioni come l'audio sequencing e il live input recording, con all'interno effetti integrati come EQ, chorus, delay, eccetera eccetera, quello che noi ormai siamo abituati a vedere su ogni DAW, oltre all'opzione di poter inserire plugin VST di terze parti. Non supportava il MIDI. La versione di Studio One venne annunciata nel 2011, rilasciata nello stesso anno, introdusse per prima una integrazione totale con Melodyne e la quantizzazione audio, groove extraction e il multitrack comping, le folder tracks e una nuova interfaccia e nuovi plugin. Proprio l'integrazione con Melodyne diede modo di far diventare uno standard la tecnologia ARA, che ora è anche sulle altre DAW. Questo sistema è stato quindi sviluppato da Presonus e Celemony e permette di far diventare alcuni plugin parte integrante della DAW. Quindi già dalla versione 2 e quindi dal 2011 si iniziarono ad introdurre features che sarebbero poi diventati degli standard per tutti gli altri. La versione 3 fu introdotta nel 2015, introducendo questa volta il concetto di Zero Latency Monitor, che ancora non è stato superato da altre DAW, lo Scratch Pad, l'Arranger Track e il Routing avanzato che abbiamo visto molte volte durante i miei tutorial. Anche questo non ancora presente nelle altre DAW. Nuovi plugin e un approccio immediato e rapido alla programmazione delle curve di automazione. Fu proprio l'efficienza di questa versione a farmi capire le future potenzialità che Studio One avrebbe avuto in futuro. In quel periodo infatti stavo lavorando ultimando la programmazione di Cinema di Andrea Bocelli e mi accorsi della velocità di workflow che potevo raggiungere rispetto a Cubase, che stavo usando ormai da tantissimi anni. Inoltre, da questa versione, quindi la 3, venne poi sviluppata l'applicazione Remote per iOS e Android per pilotare appunto da remoto Studio One, sempre gratuitamente. Studio One Exchange poi mise a disposizione inoltre un sistema di integrazione con tutti gli utenti, quindi un canale di condivisione di patch ed effetti per ampliare a dismisura la potenzialità e le librerie. La versione 4, che festeggia anche i primi 10 anni di Studio One, venne rilasciata con una marea di nuove features e che ho ampiamente esplorato nei miei video e che inizia un nuovo processo di integrazione social in cui gli sviluppatori creano features in base alla popolarità delle richieste dei
dei followers e degli utenti. Vengono introdotti infatti il Core Detection, i Plugin Manager, diversi tipi di formati video export, l'RMS Metering, la AF, Export, Drum Machines, ottimizzazione multicore, le macro, nuovissimi effetti e tanto tanto altro ancora, diventando di fatto diretto concorrente delle maggiori DAW, superandole in certi aspetti e riscuotendo continuamente consensi fino a ricevere per 2 anni di seguito tanti Tech Awards su note riviste specializzate. Per chi non lo avesse mai provato, vi invito a scaricare la demo che lavora in modalità full per 1 mese, oppure per chi invece necessita di poco più di un sequencer pro per registrare e mixare i propri demos, può scaricare gratuitamente la versione Prime ed usarla liberamente senza limitazione. Da quest'anno e nei prossimi mesi il mio canale YouTube ospiterà diversi eventi oltre ai meetup tra gli utenti di Studio One nelle varie città italiane, in cui incontrarsi, condividere esperienze, parlare con gli sviluppatori e tanto tanto altro ancora. Per il momento è tutto, ciao, a presto!